Eccoci qui finalmente, come al solito, da parte tua sei stata una delle ultime persone a fare i 18 anni, ma non ti preoccupare, non è proprio colpa tua stavolta. E, ovviamente hai capito chi sono io, sono una persona che ti sta molto a cuore e poi a fianco a me c'è anche un altro personaggio. Che ti sta molto a cuore, Massimiliano, e quindi oggi siamo qui per farti un bel video di auguri di 18 anni. E visto che non potevamo raccogliere tutti i momenti in cui ti dai fastidio perché non è possibile fare un video che dura 5 anni, abbiamo scelto di farti questi 5 minuti. Diciamo, abbiamo raccolto giusto una piccola selezione di foto sempre tra le migliori e di alcuni video che sicuramente ricorderai molto bene. E inoltre racconteremo un po' di storie, di aneddoti, Aneddoti. di cose che ci ricordiamo. Allora, da dove vogliamo cominciare? Beh, Allora. Federica di sicuro è una ragazza molto calma in classe, la sua compagnia è essenziale, infatti come scordarsi di tutte quante quelle volte che ha dato fastidio? Cioè, è veramente complicato non trovare un momento in 5 anni in cui Federica non sia stata se stessa. Allora, per esempio. Allora, è arrivato Franco, quindi continua Max un Va bene, attimo. continuo io. Allora, Federica, Ma anche mia sorella. può sembrare strano, ma Al solito. Marco mi ha raccontato di quella volta in cui hai chiamato Gesù perché il prete ti aveva detto che il suo numero era 613, perché capì, 61 in tre persone, 613. E quindi tu, che sei una ragazza molto religiosa, ci hai creduto e l'hai chiamato. Vabbè, volevi un po' sapere come andavano le cose lassù, insomma, assicurarti un posto in paradiso, insomma, cose da tutti i giorni. E sì, non volevamo di certo trascurare i momenti belli che hai fatto passare alle persone. Ecco perché, come dici sempre tu, nella vita non è importante essere felici o essere tristi, l'importante è dare fastidio agli altri. E con questa citazione, diciamo, inizia il nostro racconto. E oggi parleremo non solo di quanto, diciamo, hai lasciato alle tue persone, alle persone più care che ti sono accanto, ma anche del perché lo hai fatto. Infatti, sei una persona di sicuro molto speciale. Oh, è tornato Marco. Eh sì, è la mia sorella, come al solito, che dà Beh, stavo fastidio. dicendo, Marco, che Federica è una persona molto speciale. Infatti, ho già raccontato l'aneddoto che mi avevi detto. Beh, cosa ci sai dire di Federica sul suo carattere, su. No, io vorrei raccontare innanzitutto la prima volta che l'ho vista, è stato un momento indimenticabile, perché sono rimasto così disgustato che insomma mi è rimasto molto impresso quella scena. Mi ricordo. Ancora avevo appena fatto l'esame di, come si chiama? L'esame di terza media e così andai a cercare un po' le persone che avrei trovato nella nuova classe allo scientifico e quando lessi il nome di Federica Caruso io già andai un po' in crisi perché capii subito che era diciamo una sfida per me e quindi diciamo che già il nostro incontro è stato molto emozionante. Vogliamo parlare un po' delle abitudini di Federica. Allora, Federica, per esempio, passa buona parte dei suoi giorni in chiesa da brava ragazza e lei mi ha raccontato tante di cose intime e private che adesso svelerò tutte. Allora, innanzitutto, la prima mi ha detto un sacco di volte che odia il fratello. Mi dispiace, lo so che sei qui ad ascoltare, però lei in realtà non ce la fa a starti vicino, soprattutto perché le hai rotto tutte le cose utili e belle che aveva, tipo il diario, è l'unica cosa che mi ricordo. Scusate, mi stanno chiamando di nuovo, quindi continuo. Ok, rieccomi. Sì. Comunque è mia sorella. Ok, era sua sorella. Beh, appunto, volevo continuare dicendo che Federica non solo è una persona molto, diciamo, che riesce a dare il meglio di sé, soprattutto quando, insomma, cerca di fare tutto ciò che è nel meglio di sé, perché dare il meglio di sé non è difficile ai giorni nostri. Eh sì, è molto difficile ai giorni nostri cercare di registrare un bel video di auguri perché ogni tanto mi chiama mia sorella che non a caso ha lo stesso nome della festeggiata, quindi diciamo che è stata una coincidenza, ma in realtà fa tutto parte di un disegno divino che appunto
È una cosa che sta molto a cuore a Federica, perché ricordiamo quella volta che ha voluto chiamare Gesù, ha chiesto proprio al prete il numero di Cristo e ingenuamente ha chiamato, ovviamente senza risposta, vabbè, era occupato in quel momento. Già. Beh, vogliamo un po' parlare di come si comporta in classe, Federica? Beh, abbiamo alcuni video al riguardo. Benvenuti a una puntata di Federica Rompe. Vediamo cosa fa in uno stato selvatico. Miriam, finisci di farti imbottire da che pesa come un Federica. macigno. Ah, ecco, Tieni lo zaino di Panarese. Non pesa come un macigno. È un assassino. Wow. Ci siamo appena accorti che la parte del prete l'aveva già detta Max, però non fa niente, tanto il video è per te. E volevamo concludere questo video con una clip che abbiamo registrato solo per te. Auguri, Federica! Basta. Voglio te, te lo dico due volte, sai perché? Perché oramai io e te, una cosa sola, un sogno vero, amore con te, volare 3 metri sopra il cielo.